potete! Quando ero piccolo, i regali che mi piacevano di più erano quelli tecnologici oppure qualcosa di telecomandato. L'idea di poter controllare un mezzo da una certa distanza mi trasportava quasi nel futuro. E dopo tanti anni, oggi, proverò una delle macchine telecomandate più grandi del mondo. Allora, purtroppo non sono riuscito a trovare la macchina telecomandata di quando ero piccolo, ho trovato solo questa. Tralasciando la mia scrittura, l'area piccola indica la grandezza della macchinina che ho trovato su in soffitta. L'area più grande invece indica la dimensione media di una macchina telecomandata. Quella che andrò a provare in questo video invece è circa 400 volte più grande. Mi trovo nel terreno dove stiamo costruendo la piscina interrata e se volete trovate il primo episodio sul canale. E come avete visto, questa è una macchina telecomandata gigante. Qui con me c'è anche Daniel, che è figlio del titolare, e adesso ci spiegherà le sue caratteristiche. Partiamo innanzitutto a dire che è un macchinario telescopico, ruota a 360 gradi, la base sta ferma, ha uno staffamento automatico. In pratica scendono le staffe che ci sono lì dietro e là davanti, in modo da renderlo stabile quando serve per fare qualche lavorazione, insomma è tipo una mini gru, ecco. Esatto. In cantieri comunque non molto grandi si può fare a meno anche della gru, appunto grazie a quel braccio, arriva fino a 22 metri con portata massima di 6.000 kg. Questo macchinario è lungo 8 metri, largo 2,50 per un'altezza di 3,15 metri e ha un peso di 180 quintali. Allora, all'inizio in realtà quello che avete visto era un joystick finto, è quello della PlayStation, ma non si comanda con quello lì, si utilizza questo qui che è molto più sofisticato, si può dire. Difficile da utilizzare. Ovviamente ci serve una patente speciale, ecco, per guidarlo. Io e Daniel non possiamo guidarlo e adesso Michele ci spiegherà come funziona il controller qua della macchina. Allora, vai. Questa è la pulsantiera per muovere l'attrezzo che ho attaccato adesso, l'argano diciamo. Uso questo joystick per spostare la macchina col telecomando, uso il joystick centrale, quindi avanti e indietro, in pratica avanti, lo tiri indietro, avanti e indietro, premendo questo perché serve un doppio comando. Ah, ok, per sicurezza. Per sterzare usi sempre il joystick, o lo sposti verso di là o di qua e le ruote girano, vedi che c'è. Ah, e gira entrambe le ruote, giusto? E girano le ruote. Accenda. Ok, allora adesso la accendiamo, vai. Ah, fa anche il clacson. Per sicurezza. Per sicurezza. Qui le persone sanno che parte. Prova. Da sola, ma che roba! Non ti senti un po' come quando eri piccolo? Che quando ero piccolo, macchine telecomandate. Aspetta che guardo se si muove il volante. Vediamo. Prova a girare. Pensavo girasse, invece aveva ragione Daniel. Cioè, dovete pensare che in pratica adesso al posto di comando non c'è nessuno, c'è solamente Michele con quel joystick lì che può muoverla. È come avere una macchina telecomandata però in versione gigantesca. Una volta arrivato a destinazione dove si decide di mettere la macchina, basta premere un altro pulsante laterale e la macchina si stappa in automatico. In pratica fa scendere queste, vedete, che sono degli stabilizzatori per tenerla ferma e fargli fare tutte le manovre che serve, insomma. Ah, si mette da sola, dopo si finisce da sola. Qua siccome siamo tanto in pendenza, il terreno non è tanto piano, devo andare in cabina e controllare se è a livello, diciamo, tutto quanto. Okay. Altrimenti li sistemo a mano. Come si vede, è a livello. È a posto, è a livello. È a livello. Cos'è che devi alzare quelle staffe che ci sono là? L'altezza massima che raggiunge sono 22 metri. Adesso in pratica lo porterà fino qui per prendere queste pedane qua e portarle dentro la piscina. Cioè, guardate che alto che diventa. È gigantesco. Adesso si avvicina in qua. Guardate che attrezzo. L'hai mai aperto tutto, Michele? Sì. Ma ce la fa alzare tutte queste qua, anche se è così lontano? Sì, ti faccio vedere.
Ok, ha agganciato tutti e quattro i lati, adesso lo alzerà. Sette quintali. Ok, tutte queste staffe le porterà all'interno della piscina, però come vi dicevo prima, per adesso non vi faccio spoiler, scoprirete tutto in un video più avanti. In pratica sta facendo tutte queste manovre, cioè alza il braccio, lo sposta, attacca, eccetera eccetera, senza dover salire lì, cioè tutti i comandi li fa direttamente dal telecomando. Allora adesso proverò a salire e Michele proverà a telecomandarlo, insomma, senza che io non tocchi nulla, ecco. Vedete metà porta. Ok, vai. Funziona. No, non ci credo. Cioè io non sto toccando nulla e guardate, si muove. C'è anche pure la videocamera dietro che si vede dove si va. Questa è la velocità. Ma che roba! Incredibile, ragazzi. Allora ragazzi, adesso proverò a telecomandarlo io. Ma farò solo un metro. Premo il bottone e ti muovi sta leva qui. Ok, allora Michele terrò premuto il bottone perché sennò non funziona e io invece muovo questa leva qua. Ok. Verso il bottone rosso. Potente, ma quanto me la c'è? Ma se tipo la tiro tutta? Tira l'andrio dritta. Incredibile. Allora ringrazio tanto Daniel e Michele che ha reso possibile questo video. Se volete trovate i social di Bertoldi Costruzioni su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.